Anticipato, oggi vedremo una funzionalità ben precisa, vedremo la bill of material. Ovviamente faccio una premessa prima su quello che è un shape. Se qualcuno di voi non avesse seguito gli scorsi webinar, se non l'avete seguito, vi invito a chiederci la registrazione, visto che abbiamo già presentato le caratteristiche della piattaforma OnShape. Le riassumo in pochi secondi. Shape è un CAD con funzionalità di PDM, di data management, completamente basato su cloud, quindi sia l'applicazione sia tutti gli strumenti di cui l'utente necessita sono contenuti di fatto nella piattaforma cloud. Vantaggio di questa soluzione più evidente è il fatto che non abbiamo bisogno di nessuna installazione, così come di nessun aggiornamento successivo. Gli aggiornamenti del software vengono rilasciati con una cadenza di 3 settimane e possiamo, con un ambiente come questo, lavorare virtualmente senza fare nessuna copia, perché abbiamo la possibilità di condivisione diretta dei documenti di OnShape. Quindi è un modo efficace per avere un'unica sorgente della verità. Lo scopo è quello di permettere principalmente agli utenti di lavorare più veloce, di non doversi preoccupare di dettagli dovuti alla gestione dei file, come accade diciamo, con i software basati su applicazione, e avere anche la possibilità di una collaborazione istantanea e parallela. Più persone contemporaneamente possono modificare lo stesso documento. Oltre a questo, un altro vantaggio evidente è il fatto che possiamo lavorare su qualunque piattaforma, come ad esempio Windows, o Linux, o Mac, e addirittura tramite applicazioni sui sistemi mobile, i tablet, addirittura cellulari. Il webinar di oggi è il secondo di una serie. Chi era con noi martedì, ha visto. Ci ha visto introdurre, diciamo, le funzionalità di base di modellazione di OnShape, quindi la parte CAD, le funzionalità CAD. Oggi ci occuperemo di uno degli argomenti che da quando esiste il CAD 3D è sempre stato uno dei più richiesti, vale a dire la bill of material. Martedì prossimo, l'8 settembre, invece parleremo del change management, della gestione delle revisioni, quindi già delle funzionalità più avanzate di data management presenti nella piattaforma OnShape, mentre l'ultimo webinar, che sarà giovedì 10 settembre, in una settimana, vedremo quelle che sono le possibilità di collaborazione della piattaforma, quindi quelle che sono di fatto le funzionalità di interscambio dati, di lettura e traduzione di geometria 3D e anche di lettura di file nativi di altri CAD. Concentriamoci adesso sull'agenda di oggi. Oggi vedremo la bill of material, appunto, come dicevo. Una delle funzionalità che da quando esiste il CAD 3D tutti chiedono, di cui tutti hanno bisogno, data proprio la possibilità del CAD parametrico di simulare di fatto una costruzione, un montaggio. Oggi vedremo infatti, partiremo proprio da questo, dall'organizzazione e dalla struttura dell'assieme, vedremo come è fatto un assieme di OnShape, vedremo quali sono le logiche che governano le proprietà dei componenti, quindi le informazioni che possiamo dare ai componenti, compresi i materiali. Dopo questa introduzione vedremo già direttamente come funziona la bill of material sia nell'ambiente assieme sia nell'ambiente tavola, nel drawing. Oltre a questo vedremo delle funzionalità aggiuntive, il bulk item, che è qualcosa di astratto che possiamo aggiungere alla distinta, e mi piacerebbe poi fare un accenno a quelli che saranno gli argomenti trattati nel prossimo webinar, quindi definiremo già che cos'è una revisione documentale. Fatta questa premessa, partiamo immediatamente e cominciamo a parlare dell'organizzazione e della struttura di assieme. Allora, chi ha seguito gli altri webinar sa già più o meno come è organizzato un assieme di OnShape. Diciamo che la logica è quella tipica del CAD 3D parametrico. Di fatto può contenere parti e altri assiemi, il cui obiettivo è creare una struttura ad albero che simuli il montaggio finale di un gruppo o addirittura di una macchina completa. Vediamolo direttamente nell'interfaccia di OnShape. Eccolo qui. Io lo sto utilizzando da Chrome in questo momento, ho effettuato l'accesso e ho accesso direttamente alla cartella dedicata a questo webinar. Vado ad aprire un documento di OnShape. Chi ha ricordato la scorsa volta ricorderà la definizione di documento. Il documento di OnShape è qualcosa che può contenere più elementi. In questo caso specifico, il nostro documento contiene tutto ciò che serve all'assieme per funzionare. Quindi contiene uno studio di parte in multicorpo, in cui sono stati già creati tutti i corpi solidi necessari,
contiene dei sottoassiemi, quindi dei premontaggi, diciamo così, e contiene un assieme principale. Assiemi di OnShape sono fatti per simulare i funzionamenti, quindi in questo caso abbiamo creato un assieme che sia in grado di fatto di funzionare. La cosa su cui vorrei concentrare un po' la vostra attenzione è quello che succede sull'albero del modello, il fatto che abbiamo l'elenco di tutte le parti e di tutti i sottoassiemi che compongono l'assieme. Ecco la struttura ad albero, è organizzata esattamente in questo modo. L'albero modello è diviso in due parti principalmente, l'elenco dei componenti e l'elenco dei vincoli che abbiamo utilizzato per andarli a mettere insieme. Faccio una piccola anticipazione su quello che vedremo. La bill of material è qualcosa che è già integrato. Nel momento in cui creiamo un assembly già dal primo componente, l'abbiamo a disposizione ed è direttamente accessibile dall'interfaccia grafica. Vi faccio notare che ogni volta che scorro una delle righe della tabella, mi viene selezionato, viene evidenziato qual è il componente riferito a quella riga, vedremo anche come vengono compilate. Questa di fatto è una tabella, quindi a colonne e a righe. Per popolare i dati all'interno delle righe, ovviamente dobbiamo utilizzare un sistema di proprietà dei componenti e degli assiemi. Normalmente quello che facciamo è che vi ricorderete, se avete seguito lo scorso webinar, abbiamo visto come inserire i vincoli funzionali. Oggi approfitterei per farvi vedere un altro modo di andare a inserire i componenti e per la precisione l'utilizzo di parti standard. OnShape mette a disposizione degli utenti, oltre alla possibilità di andare a inserire geometrie dal documento corrente, oltre alla possibilità di inserirle da un documento che abbiamo già pronto, dall'altra parte, abbiamo la possibilità di utilizzare del contenuto standard. Vediamo come funziona. Io scelgo in questo caso una vite, ho già scelto la tipologia, e vado a chiedere al sistema di occuparsi lui della misurazione dell'elemento. Io selezionando semplicemente il form, in questo caso, chiedo al sistema di scegliere lui qual è il componente più adatto. Fatto questo, mi resta semplicemente da selezionare le geometrie chiave per l'inserimento. Ed ecco che vengono già portate dentro, in questo caso le vite. Quindi è un sistema molto semplice e molto rapido che ci permette di non dover modellare ogni componente di fissaggio. Inseriamo anche la parte sotto, il dado, per completare il bullone. E qua dovremmo già essere sulla misura giusta perché ve la ricorda. Vi faccio notare questo. Ogni volta che inseriamo un componente, abbiamo la possibilità di editare il part number, quindi possiamo direttamente dare l'informazione, il codice, il part number di quell'oggetto. Il sistema è in grado di ricordarlo la volta successiva che lo utilizzeremo. A questo punto vado a scegliere anche in questo caso la geometria chiave e vado a inserire gli elementi. Vi faccio notare questo: gli elementi che ho inserito sono stati depositati in fondo all'albero del modello e di conseguenza sono in fondo alla tabella. Eccoli qui, con già raggruppati per quantità. Vi faccio solo un piccolo preambolo: nel momento in cui andiamo a spostare un elemento, vedremo la tabella modificarsi e vedremo che l'elemento che abbiamo spostato sull'albero cambierà il suo ordinamento in tabella. Questo è il modo molto semplice che abbiamo per andare a modificare gli ordinamenti. Quindi, ricapitolando, l'ambiente di assembly elenca i componenti che sono contenuti nell'albero modello separatamente dai vincoli utilizzati. Quindi la separazione è chiara tra quelli che sono i componenti e quelli che sono gli strumenti operativi che abbiamo usato per costruire l'assieme. L'ordine di inserimento non conta nulla, non c'è cronologia, non è importante la cronologia con cui abbiamo inserito i componenti. Questo ci permette di avere la possibilità di spostare nell'albero liberamente tutto quello che vogliamo. Il motivo è proprio quello di andare a definire in modo diretto, senza problemi di sorta, senza complicazioni di sorta, andare a definire l'ordine della tabella. Ma per compilare la tabella, abbiamo accennato, abbiamo bisogno di utilizzare le proprietà e volendo le proprietà personalizzate. Che cosa sono? Le proprietà sono delle informazioni aggiuntive che vengono dati agli elementi di OnShape. Normalmente si tratta di testo,
e ci danno la possibilità di arricchire tutte quelle che sono le informazioni di base di ogni componente, di ogni elemento. Qualunque tipologia di elemento di un shape è dotata della possibilità di compilare dei valori di proprietà. Si va proprio sopra direttamente, si chiede tramite il menu contestuale, tramite il tasto destro, di andare a editare le proprietà. Questi valori possono essere gestiti in modo indipendente in ogni elemento di un shape, quindi avrò delle proprietà per lo studio di parte, delle proprietà per le tavole, delle proprietà per gli assiemi e anche per i singoli corpi solidi. Addirittura se importo nel mio documento shape dei documenti esterni, posso gestire le proprietà anche di quei documenti. Cosa molto importante, i campi di proprietà possono essere associati a un elemento e nella versione, che possono essere associati a un elemento, nella versione standard, nella licenza standard, ci viene dato un elenco fisso di valori di proprietà. Non possiamo andare a modificare o ad arricchire quel tipo di elenco. Questo perché la licenza standard di OnShape ci fa accedere a un'area che è comune, diciamo, a tutti gli utenti. Mentre se utilizziamo le licenze professional o enterprise, avremo una nostra area dedicata, quindi come se avessimo proprio un nostro server, anche se in realtà stiamo usando un cloud, e quale avremo la possibilità, tra le altre cose, nei vari strumenti amministrativi, andare a creare delle proprietà personalizzate, quindi andare a specificare ad esempio il nome della proprietà, si chiama, cosa deve essere visualizzato e che tipo di valore deve avere, se è un testo, se è un numero, se è una data o addirittura un elenco. Un'altra cosa che possiamo fare è definire a quale tipo di documento dobbiamo riferire quella proprietà personalizzata. Potremmo avere la necessità di definire una proprietà che c'è solo negli studi di parte o nei corpi solidi. Quindi possiamo andarlo a discriminare. Questo lo si fa a livello amministrativo e con i permessi degli utenti è possibile decidere chi ha la possibilità di personalizzare le proprietà e chi no. Di ogni proprietà possiamo anche definire i dettagli della compilazione. Quindi possiamo per esempio decidere se è un requisito, se è obbligatoria la compilazione, se può essere editata anche in una versione di documento. Qualcuno di voi che c'era martedì ricorderà che cos'è una versione, poi faremo comunque un piccolo riassunto. Oppure abbiamo anche la possibilità, se vogliamo automatizzare il sistema sviluppando delle applicazioni ad hoc, di andare a definire una proprietà che viene compilata solo attraverso API. Altra cosa da aggiungere. Per quanto riguarda i part number, allora una delle... dei problemi tipici che si ha quando si numerano i componenti è quello che bisogna condividere un numeratore tra tutti gli utenti. Nelle versioni Professional e Enterprise abbiamo a disposizione un codificatore di fatto, quindi un generatore sequenziale automatico di part number. Il numero di parte che create può essere differenziato a livello di prefisso su parti assieme o growing o addirittura su file che vengono importati. E cosa che non è assolutamente scontata è se avete più sedi aziendali, trattandosi di OnShape nella piattaforma cloud, avete già risolto il problema della condivisione del contatore del numero par. Lo schema che vedete è quello che si vede nell'ambiente amministrativo, è molto semplice andare a gestire anche qual è l'ultimo numero, per esempio. Il numero di parte può essere assegnato direttamente dalle proprietà del documento, quindi quando chiedo al documento di mostrarmi le proprietà, nel campo part number, se ho attivato questa funzionalità, posso direttamente generare il numero di parte. E questo vedremo che lo possiamo fare non solo dalle proprietà, lo si può fare in modo molto comodo, direttamente anche dalla BOM, ve lo anticipo già. Oltre a questo, oltre a quelle che sono le proprietà personalizzate, abbiamo anche una funzione di libreria materiali. Perché c'è una funzione dedicata? Beh, accade spesso di CAD tridimensionali, materiale normalmente è qualcosa che associa, fissa non solo l'informazione diretta di qual è il materiale impiegato per quell'oggetto, ma fissa anche delle proprietà fisiche utili a calcolare peso e caratteristiche fisiche, inerzia e via dicendo. Di conseguenza abbiamo bisogno, nello specifico per i materiali, di un database a parte. Sappiate che
in OnShape avete la possibilità di gestire una libreria personalizzata. Ce ne viene data una, c'è una OnShape Material Library che già contiene un bel po' di informazioni, perlomeno quelle che sono le caratteristiche fisiche che sono molto utili. La possibilità che abbiamo di customizzare questa libreria è molto semplice, lo si fa semplicemente scaricandola e ricaricandola nel cloud OnShape, e di fatto la compilazione avviene attraverso un file di testo, un CSV, quindi avete la possibilità di creare una libreria personalizzata o più librerie personalizzate. È molto semplice la logica. Detto questo, prima di andare direttamente a vedere qualcosa in OnShape, visto che abbiamo definito quali sono gli elementi della compilazione della BOM, andiamo a vedere quali sono le regole della BOM in assembly. Qualcosa abbiamo già accennato. La BOM è sempre disponibile. Al momento stesso in cui create l'assieme, se avete creato un assieme vuoto, la BOM sarà vuota. Nel momento in cui andate a infilare componenti all'interno, li vedrete nascere come nuove righe. Possiamo visualizzarla sia in modalità flat, diciamo così, quindi elencando tutti i componenti contenuti dal primo all'ultimo, escludendo di conseguenza i sottassiemi, o possiamo andare a vedere direttamente la struttura ad albero dell'assieme. La BOM si presenta di fatto come una tabella, sappiate che è possibile modificare direttamente le colonne che vedete. Quindi possiamo andare a ogni singolo documento a definire qual è il set di colonne di cui abbiamo bisogno. Questo l'abbiamo detto e l'abbiamo visto, per modificare l'ordine delle righe è sufficiente modificare la posizione dei componenti nell'albero modello. Altra cosa importante, è possibile escludere degli elementi direttamente dalla tabella, possiamo fare in modo di nascondere qualcosa, ed è possibile compilare direttamente le proprietà dei componenti, compreso il materiale. Quindi noi in realtà possiamo compilare le proprietà sui singoli elementi, vedremo come si fa, possiamo compilarle direttamente dalla BOM. Ovviamente le proprietà verranno aggiornate direttamente. Ricapitoliamo vedendo che cosa succede di fatto in OnShape. Allora andiamo a prendere un insieme un po' più piccolino, un po' più semplice, in modo da avere tutto sotto controllo in modo immediato. Quattro elementi, di cui uno è un sottassieme. Qui avete i vincoli, con la possibilità anche di simulare, ovviamente, il funzionamento. Questo è tipico di OnShape. Questa è la bomba. Notare bene, in questo momento la bomba è appiattita. Di conseguenza vediamo indistintamente tutti gli elementi che la compongono. Se scegliamo invece di strutturare la BOM, quello che vediamo è quattro elementi, che sono i quattro elementi cardine dell'assieme, di cui uno ha la possibilità di essere esplorato in profondità. Quindi abbiamo un ordinamento su più livelli. Vedete come è stato assegnato livello 4, livello 4.1, 2, 3. Abbiamo la possibilità di aggiungere delle colonne. Per esempio, se volessimo vedere qual è l'unità di misura degli elementi, basterà selezionare la colonna, così come, un pochino qua, se volessimo vedere ad esempio il materiale, ci basterà aggiungere la colonna materiale. Possiamo ovviamente spostare le colonne, la quantità la voglio come ultima, oppure se decidiamo che non ci servono, le possiamo semplicemente rimuovere. Bene, detto questo, come faccio a trovare questi campi compilati? Andiamolo a vedere. Selezioniamo uno degli elementi, eccolo qua, questo è il corpo del cilindro, e andiamo direttamente nello studio di parte per vedere da dove si può iniziare. Già durante la modellazione io posso, per ogni singolo corpo, andare a assegnare una serie di proprietà. Eccolo qua, dove posso mettere anche una descrizione. E dove posso, l'abbiamo teorizzato prima, lo vediamo in pratica, assegnare, generare un numero di parte. La revisione è un elemento che affronteremo bene nel prossimo webinar, ve lo accennerò più avanti, e queste sono le altre proprietà che io in questo caso ho scelto di gestire. Fatto questo,
visto che c'è una correlazione diretta tra questo studio di parte e l'assieme, dato che si trovano nello stesso documento, avrò direttamente l'aggiornamento disponibile sulla tabella. Ovvio che questo può risultare scomodo se abbiamo tanti componenti, per questo c'è anche la possibilità di andare a modificare, a creare quelle che sono cover, le proprietà direttamente dalla tabella. Se io compilo la descrizione di questo elemento, vediamo qual è il fondello, la compilo direttamente qui nelle proprietà, troverò la proprietà compilata nella parte e nel corpo solido. Eccola. Cosa molto molto comoda, ho anche la possibilità di generare i part number direttamente qui, direttamente da questa tabella. Diciamo che la logica che lo sviluppo di OnShape ha voluto mettere a questa bomba è quella dell'editazione diretta. Deve essere uno strumento il più semplice possibile. Questa è l'idea. Vediamo come si comporta la stessa bill of material all'interno invece della tavola, nell'ambiente drawing. Allora, la premessa è questa: nel drawing possiamo inserire direttamente, anzi, dobbiamo inserire la BOM che abbiamo generato nell'assieme. Quindi non troveremo differenza tra la struttura delle due. L'unica cosa che possiamo fare in più, possiamo decidere di avere una definizione diversa dai sottolivelli. In questo caso abbiamo un elemento in più. Non abbiamo solo la possibilità di vedere la tabella appiattita con tutti i componenti o strutturata in base ai sottoassiemi. Possiamo anche chiedere di visualizzare semplicemente il primo livello d'assieme, quindi senza andare in profondità. Possiamo anche andare a inserire dei call-out, le bollature, diciamo, i pallini, quelli per mostrare tipicamente il numero di posizione in tabella dell'elemento. Ecco, questi callout, sappiate, possono essere personalizzati, possiamo andare ad aggiungere informazioni diverse, possiamo personalizzarli, mettere ad esempio codice e quantità direttamente, cosa che ci permetterebbe di non servirci nemmeno della tabella all'interno dell'assieme, all'interno della tavola, scusa, della tavola d'assieme. Vediamo come funziona e andiamo a recuperare la tavola primaria. Eccola qui. È stato portato in tavola ovviamente l'assieme principale. Se ho la necessità, come in questo caso, avendo modificato l'assieme, vado a rigenerare la messa in tavola e vado a inserire la BOM dell'assieme. Se ho più assiemi posso scegliere quale BOM utilizzare, oppure posso anche, potrei addirittura utilizzare una BOM di un elemento esterno, cosa che è possibile, non è normalmente la best practice. E questi sono i modi che ho per vedere la tabella. Andiamo a mettere solo il top level, quindi solo gli elementi che compongono l'assieme in primo livello. Quindi mi aspetto di trovare quattro righe. Eccole qui. La possibilità che abbiamo ovviamente anche quella di andare a dimensionare la tabella in base all'esigenza, quindi andare a modificare l'altezza del campo direttamente. Abbiamo anche un sottoassieme, questo A002, di cui ovviamente non c'è la possibilità di andare a gestire il materiale, trattandosi di un montaggio. I callout ci permettono di definire che cosa vogliamo vedere, possiamo anche aggiungere proprietà diverse, in questo caso manterrò solo il numero di elemento, il numero dell'oggetto. Per cambiare l'ordine delle posizioni dovrò andare in assieme e modificare l'ordine dei componenti, così come è stato inserito nell'assieme. Ecco fatto. Qui ho 2 volte 4, vi faccio notare, perché quell'elemento in questo caso è un sottoassieme. Ma se io decido di andare a utilizzare una visualizzazione diversa della tabella, per esempio quella multilivello, ecco che verranno numerate delle posizioni diverse in base al multilivello scelto. Addirittura in questo caso mi manca il componente. Quindi molto semplice la logica, come vedete è sempre tutto lineare. La BOM nasce dall'assieme, la BOM viene portata sulla tavola. Non ci sono passaggi intermedi.
Fino adesso quello che abbiamo visto è la gestione di elementi che abbiamo disegnato o che abbiamo importato, come ad esempio, abbiamo fatto nel primo esempio, utilizzando le parti standard. Abbiamo anche la possibilità, con la funzionalità di bulk item, di portare nella nostra DOM degli elementi, diciamo, impropriamente astratti, degli elementi che non abbiamo disegnato, dei dati puri. A cosa serve un bulk item? Intanto è una funzione che non c'è nella licenza standard di OnShape, ma c'è nella professional e nell'enterprise. E permette di aggiungere alla base dati, al database di OnShape, un elemento fittizio, quindi non modellato in 3D, del quale possiamo definire le proprietà e le unità di misura. Questo elemento fittizio non disegnato può essere aggiunto direttamente alla bomba, specificando una quantità, la quantità che ci serve, in modo completamente arbitrario. Io, per esempio, nel mio ambiente di OnShape ho creato un elemento dell'olio idraulico che serve al funzionamento del cilindro. Voglio che l'olio idraulico sia all'interno della bomba, all'interno della distinta. Quindi quello che faccio è andare ad aggiungere manualmente un item. Questa è la mia libreria degli item. Scelgo, in questo caso, il mio olio idraulico a cui ho attribuito un codice e un'unità di misura, eccola qua. Vado a inserire qual è la quantità di chilogrammi in questo caso e inserisco l'elemento nella distinta. Eccolo qua. Vi faccio vedere anche come è fatto l'ambiente amministrativo, ma è molto semplice in realtà a questo livello da utilizzare. Questi sono i miei settaggi, in questo caso Enterprise, perché abbiamo come rivenditore una licenza Enterprise. Questa è la libreria degli item. Possiamo creare quello che vogliamo, definendo il nome, la categoria, il part number se lo vogliamo gestire, e l'unità di misura che vogliamo utilizzare. Molto semplicemente in questo modo possiamo andare a gestire più elementi. Se li abbiamo già, possiamo anche inserirli, servirci dell'importazione di un CSV per importarne più di uno, che deve essere formattato con le colonne che vedete qui. Attenzione che questa non è una funzione scontata. Tutti i sistemi che si basano sull'installazione e sull'utilizzo di file, parametrici in generale, non possono gestire direttamente un'informazione come questa, se non modificando manualmente la BOM. Questo perché, per poter utilizzare un item che è un dato puro, abbiamo bisogno di una struttura di tipo database. Nel pacchetto cloud di OnShape, il database è già a disposizione degli utenti, quindi tutte le funzionalità sono sempre a disposizione, compresa questa. E compresa un'altra funzionalità, che è quella che vedremo nel prossimo webinar. Prima di arrivare a quelle che sono le vostre domande, mi piacerebbe anticiparvi cosa vedremo nel prossimo webinar, il martedì 8 settembre. Torno ai miei documenti e torno nel progetto su cui abbiamo lavorato oggi. Fino adesso, per farvi vedere di fatto le funzionalità pure della BOM, ho sempre utilizzato degli assiemi che si autosostenevano, in cui tutti gli studi di parte erano stati creati nello stesso documento. Vorrei mostrarvi anche che cosa succede in un caso come questo. Questo è un assieme diverso da quelli che abbiamo visto per un semplice motivo. Non contiene gli studi di parte, non li contiene, contiene solo l'assieme e contiene la tavola. Non c'è altro qui dentro. Quindi tutta la geometria di cui mi sono servito per creare questo montaggio è stata presa dall'esterno, da degli elementi esterni. Eccoli qua. Parti versionate da un altro documento. Quindi ho creato un sistema di dipendenze tra documenti diversi. Di conseguenza, nel momento in cui vado a vedere la BOM, troverò che alcuni di questi campi sono chiusi, non sono editabili. Perché no? Lo vediamo da questa colonna, la colonna revisione. Un elemento che è stato revisionato, se quella proprietà non prevede
di essere compilato in una revisione, come ad esempio è per il codice, la proprietà ci risulterà chiusa. Che cos'è la revisione? Beh, allora ve lo accenno, è una cosa che vorremmo bene più avanti. Chi era con noi martedì ha visto che cosa sono le versioni. In breve, nel momento in cui modifico un elemento di un shape, il sistema si occupa di salvare tutte le modifiche e di, per così dire, di crearle, di andarle a elencare nel workspace, che in questo caso si chiama main, workspace principale, ogni modifica che faccio viene memorizzata. Di conseguenza, la mia modellazione è sempre soggetta a modifica e può essere modificata da qualunque utente abbia permessi in qualunque momento. Di conseguenza, ho la necessità di creare dei punti fermi della modellazione. Per esempio, nel momento in cui ho finito il mio assemblaggio, quello che posso fare è andare a creare una versione in cui dico: questa è la modellazione completa. La versione viene posizionata sulla cronologia di modellazione del documento e non potrà mai essere modificata. In qualunque momento io avrò accesso a quella versione, potrò ripristinare quella versione, quindi non perderò mai quello che ho fatto finora. È una sorta di super salvataggio. Ovviamente questo ci porta a pensare che una versione possa essere anche utilizzata per fare un lancio di produzione. Questo è l'assieme finito, è pronto per la produzione. La chiamo così e condivido con la produzione solo quella versione, non il workspace principale, è una cosa che possiamo fare. Perfetto. A questo scopo, diciamo, si presta molto di più una funzionalità delle licenze professional ed enterprise che è la gestione del workflow di revisione. Cosa significa? Io, oltre a creare delle versioni, posso chiedere al sistema, tolgo questi oggetti che non servono, perfetto, posso chiedere al sistema di validare l'assieme in modo da assegnare una revisione. Andiamo al dunque, come si fa? Rilascia. Il rilascio in questo caso si accorgerà che abbiamo una parte, una tavola e un assieme, e mi permetterà anche di, se non l'ho fatto prima, di codificare l'assieme. Per la tavola userò lo stesso codice. Vado a dare un nome alla revisione e vado a dire che cosa ho fatto. In questo caso è proprio la produzione. Assegnando una revisione, quello che faccio è semplicemente andare a creare una versione di tipo diverso. Eccola. In cui posso, lo vediamo con uno dei componenti che sono già revisionati. In cui posso creare una, in questo caso ce ne sono almeno un paio, un punto della modellazione pronto per essere condiviso di fatto con la produzione. Ogni assieme, se utilizzo documenti collegati, referenzierà una revisione di un documento esistente. In questo modo, se vado a incrementare la revisione di questo oggetto, andrò successivamente a incrementare anche quella dell'assieme e avrò la possibilità di gestire tutti gli stati di revisione. Quindi se avevo l'assieme in revisione A col componente in revisione A, potrò avere anche una revisione B dell'assieme con il componente in revisione B. E così via. Questa è la logica di gestione della revisione. Si applica direttamente la BOM per il motivo che abbiamo visto, cioè dire, nella BOM possiamo di fatto definire qual è la revisione dei componenti in quella revisione d'assieme. Questo è quello che vedremo la prossima volta. Questo è il modo in cui si collega a quello che abbiamo visto oggi. Direi a questo punto, io quello che avevo da farvi vedere, sono riuscito a mostrarvelo tutto. Ci sono domande a questo punto? Vi lascio giusto un minuto e mezzo, basta che nella, nel
nella chat che avete nell'interfaccia del webinar, selezionate tutti i destinatari, e a quel punto riusciamo a vedere in diretta quali sono le vostre domande. Allora, sì, vedo già una prima domanda. Eccola qua. È possibile esportare la bomba? Sì, esportare. Allora, i documenti di OnShape sono di fatto dei documenti che già contengono tutte le informazioni. Quindi in realtà io più che esportare la bomba, semplicemente condividerei l'assieme. Se abbiamo la necessità di esportarla, per esempio per andarla a far leggere da un sistema gestionale, che sia un ERP, un MRP, ci sono tanti modi di farlo. Vi faccio vedere il più semplice, che è quello integrato di fatto in Shape. Nel momento in cui abbiamo una bomba, possiamo esportarla e la possiamo esportare in formato CSV. Bene, vado a mettere qua dentro. Quindi in file di testo. A quel punto, con un file di testo, noi possiamo avere tanti sistemi per andare a leggere quelli che sono i dati contenuti. Il più semplice è quello di utilizzare un foglio Excel, andare a creare, importare i dati di quel CSV e magari modificarli se ne abbiamo la necessità. Ecco fatto. Ovviamente questa è la lettura tramite Excel di un file di testo, si ferma. La cosa più semplice che si può fare per andare a creare una connessione tra la BOM e tra un sistema gestionale è quella di fare in modo che ci sia un'applicazione che senta, che ascolti, che stia in ascolto e senta l'arrivo di un file CSV in una determinata cartella e che lo trasferisca poi su un database di frontiera. Di solito è questa la logica che si ha. E questo è uno strumento già integrato. Se vogliamo cose più complesse, ovviamente OnShape è aperto a qualunque tipo di personalizzazione, quindi possiamo attraverso le API andare a creare un sistema che magari legga già direttamente le BOM dagli assiemi, non dall'area grafica, ma magari da questo spazio. Quindi io da qui trovarmi il comando esporta BOM gestionale, ad esempio. È una cosa che vedo assolutamente possibile. Diciamo che una delle nostre idee è quella di andare a creare anche uno strumento standard per poter fare questo tipo di operazione, così come dare il monitor TTC lo abbiamo fatto per altri strumenti, come ad esempio il PLM. Sì, quindi. Se ci sono, come funziona la formazione in OnShape? Questa è una domanda che è arrivata, così la interpreto almeno. Sì, allora, diciamo che i tempi di apprendimento, parliamo di quelli più che altro. Una cosa che mi fa piacere che mi venga chiesta, probabilmente anche durante gli scorsi webinar mi è stata fatta la stessa domanda. Diciamo che la logica di apprendimento di OnShape, se siete pratici di CAD tridimensionali parametrici, è veramente molto veloce. In ogni caso, avete a disposizione il Learning Center, dal quale approdate direttamente dall'interfaccia di base. Eccolo qui. E dove avete la possibilità di prenotare dei training direttamente face to face con un istruttore, oppure ancora più semplice andare a seguire una serie di percorsi formativi di autoapprendimento. Sono stati suddivisi proprio in percorsi. Se non avete idea di cosa sia un CAD, c'è anche il percorso delle basi della modellazione CAD. Se invece siete già utenti di CAD 3D, avete il fondamentale di OnShape.
qual è la logica, insomma qui si comincia ad andare già di più all'interno della logica tipica di Unshaped. Questi corsi, quando ho iniziato io a seguirli per diventare pratico di Unshaped, dopo che ho preso la rivendita, diciamo che ci ho messo veramente molto poco tempo per arrivare a regime. Cioè, io mi sento di dire che una media è di 4-5 giornate per partire con quel tempo dove siano alternati corsi e pratica. È sufficiente per far partire un disegnatore. Ovviamente, trattandosi di un sistema piuttosto complesso, non si finisce mai di imparare. Ecco, se uno lo vuole approfondire, da imparare ce n'è sempre, anche perché c'è tutta la parte di API, di sviluppo, tutte le casistiche che vanno gestite in un'ottica enterprise. Allora, c'è un'altra domanda relativa. Sì, questo diciamo che l'ho introdotta io prima. Io ti stavo dicendo che una delle nostre idee, non ancora preso forma, è quella di creare noi un ponte, un software che possa fare, che possa essere integrato al cloud e che possa fare da tramite tra le bombe Onshape e per esempio un gestionale. La domanda è questa, se esiste qualcosa di già fatto? Sì, voi avete la possibilità di accedere a uno store di applicazioni in cui ci sono una serie di elementi, di applicazioni di cui molte sono anche integrate al cloud e ci sono già almeno 2 o 3 strumenti fatti e finiti per poter fare una gestione distinta più elaborata, quindi per andare a fare delle modifiche più complesse da distinta. Uno di questi è OpenBOM, che è uno strumento open source. Che mi è già capitato di usare su altre piattaforme. Tenete presente che tutto quello che c'è nell'App Store non è sotto il nostro diretto controllo, sotto il diretto controllo di Shape, nel senso che l'App Store è qualcosa in cui gli sviluppatori vanno direttamente a caricare i propri prodotti e a venderli direttamente con la formula tipica dell'App Store che ormai tutti conosciamo, grazie all'applicazione mobile. Perfetto, al momento non vedo altre domande. Se vi venisse in mente qualcosa anche successivamente, vi lascio a questo punto visualizzati i nostri contatti, in modo che possiate anche scriverci direttamente, sentitevi liberi, nel caso vi venisse un dubbio anche più tardi, anche domani, siamo ovviamente a vostra disposizione. Vi consiglio di seguire il prossimo webinar dove parleremo in modo più approfondito della parte di change management e di che cos'è un change management e di come si definisce un workflow documentale. E ovviamente vedendola in azione nell'integrazione completa che c'è in Unshape. Vi direi che a questo punto abbiamo concluso. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e per il tempo che ci avete dedicato. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti. Buona giornata a tutti.